Vede, signor Paolo, lo scusso è questo, che qua c'è un signore anche presente qui, che si chiama Saro Falsaperla, sì, che è stata la mia fortuna, capisce? Ora è successo che questo falsaperla deve andare da mente famoso, no? No, raccontiamogliela tutta, Pippo. Tu hai reso protagonista delle tue barzellette un ipotetico personaggio di nome Saro Falsaperla, il quale la settimana scorsa si è improvvisamente materializzato qui da noi ed esiste, ha avuto ancora più successo di Giuseppe Castiglia. Praticamente due femmine ci domandano l'autografo. Ora, è vero, no, Non lo so, mi auguro per lui, insomma, che sia una cosa positiva. Questo falsaperla, Salvo, sì, dove andavo talmente famoso che, insomma, ci arrivavo sta cosa andai ricchi a Pippo Baudo, il quale dice, telefonava a Salvo La Rosa, dice, senti La Rosa, dice, ma questo Saro Falsaperla di cui si parla tanto, dice, ma a Catania, dice, poi si parla a casa, sai, di questo Saro Falsaperla qui, dice, guarda, dice, mandamelo, dice, perché io voglio conoscere. E Salvo La Rosa giustamente ci organizza viaggio, cosa, Saro Falsaperla arriva all'aeroporto, Baudo lo va a prendere, giustamente arriva da e dire che effettivamente già all'aeroporto di Roma salutavano tutti. Forse chi è impiegato all'aeroporto di Catania, probabilmente, dice, ma probabilmente ci sono con lei, io conoscono. Niente, comunque dice, guardi, venga con me perché io la voglio conoscere. Sembri il signor Baudo, mi stai priando, signor. Mi sento, ma è una cosa che ho vissuto. Devo dire che mi tremano. Per cui, insomma, dice, venga con me, ci andiamo a prendere un caffè, ce ne parliamo di questa cosa, so che lei è famoso, ma dice, sai, io, insomma, quattro amici, perché Saro è un tipo, sai, sì, insomma, un tipo modesto, no? Mentre che camminavano, insomma, tutti che salutavano a Saro, giustamente Baudo dice, ma come può essere mai? Si avvicina, che sa, c'è uno, lo so, una a casa, Gina Lollobrigida, ci piace? Sì, sì. Gina Lollobrigida. Una più giovane poteva scegliere. Una più giovane, dunque, che, Alba Prietti. Vabbè, insomma, vabbè. Mezza ammolatura, comunque. No, per dire che... Mezza ammolatura. No, perché l'espressione non è stata delle migliori. Per cui a un certo punto... No, per non, dire non che... potevamo chiamare la Lollobrigida perché ha un feeling con Di Pietro. Ah, quindi non si può fare niente. Comunque la Parietti si avvicina e dice, oh, da quanto tempo che non ti vedevo. Giustamente Baudo ha cominciato a proire, c'è a mano, la Parietti sta venendo, Saro. C'è la Parietti che saluta Saro. Baudo dice, ma come? E qui si attacca a parlare con Saro, ma mi ricordo le mangiate di carne di cavallo a casa tua, perché la Parietti esce pazza a carne di cavallo. Come no? Ha fatto anche un film, ha fatto un film. Ha fatto un film, sulla carne, sul macellaio. Saro, mi ricordo, e c'ho Baudo da parte, dice, ma come? Che conosce a Saro Falsaperla, mia, manco mi ha salutato. Poi la Parietti improvvisamente, ah, ciao Pippo, sì. Come ciao Pippo? Pippo Baudo. Signori miei, per cui Pippo Baudo dice, ma forse veramente è famoso, continuano a camminare via Veneto, guarda, ci prendiamo un caffè perché sono curioso davvero di conoscerla, perché lei non è stata che, insomma, una storia, è una conosciuto vita. No, sta ferendo, sì, sta ferendo, insomma, a un certo punto ancora un altro personaggio, Kevin Costner a Roma, sì, Kevin Costner, oh, Saro, perché Saro è internazionale, sì, eh? Sì, 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 Saro, oh, Saro, io in prossimo film voglio te come coprotagonista. Pippo Baudo impazzito, dice, ma come puoi essere mai? Dice, guardi, oggi è domenica, se vuole venire con me andiamo a San Pietro, perché Baudo, persona giustamente cattolica, dice, ma è vera, dai, missa, va bene. Per cui Saro fa saperla, tranquillo, modesto, arrivano a San Pietro, tutto cosa salutavano, improvvisamente, già sa squarao, signor Baudo, perché è antico, è antico. Per cui dicevo, lui ci ha fatto, signor Baudo ci ha fatto troppo forti. Devo dire che è così. Per dirla con Littero che non è con noi per i motivi che vi ho spiegato. Allora. Arrivano finalmente a piazza San Pietro, che sta incendo come pazzo, arrivano a piazza San Pietro, se non che, insomma, a un certo punto Falsaperla dice, signor Baudo, permetta un attimo, dice, quando vai ho un minuto perché ho visto un amico, giustamente Baudo dice, se mancava Saro, ho visto un altro amico, c'è sicuramente qualche uno e altro qua che conosci, niente, manca qualche 10 minuti questo Saro Falsaperla, improvvisamente, alla finestra, di San Pietro, sì, posso immaginare la famosa finestra, c'ero. Si affaccia, oh, signor Baudo c'era, può testimoniare, c'era. Lui c'era, si affaccia o Papa, e accanto a lui Baudo scorge una figura che si pareva a Canuscillo. Lo guarda bene ed era Saro vicino a Papa. E immaginava questo dialogo fra Saro e o Papa, no? Che si salutavano, si andata, come è, se ci ha avuto la fruzza, e come sta, come si sente oggi, perché dove vinci, arrivo andare a farmacia, no, perché è stato maluccio, sì, Papa. Per cui a un certo punto Baudo dice, ma caro Papa conosci, improvvisamente si avvicina a Baudo una straniera, lo guarda bene e dice, oh, ma io conosco te, era una turista inglese, io conosco te, no, con Baudo, sarò come chiamo, veramente qualche loro che... scusa, voglio dire... Forza. Io conosco tua televisione, sì, certamente, tu
Sanremo? Certo io Sanremo. Tu Telegatto? Certo io Telegatto. Io conosco te. Tu Mike Buongiorno? Mamma mia, dopo l'offesa che un tinta che c'è, no l'offesa nel senso, una puttata andò tipo, giustamente lui sempre persona per bene, diceva va bene, sì mi dica, diceva aveva bisogno di qualche cosa, sì scusa, io informazione, c'è tu sapere chi essere quello vestito di bianco vicino a Saro? Giuseppe Castiglia!